Un saluto a tutti, io sono Natron e bentornati sul mio canale. Oggi andiamo a vedere Warhammer 40.000 Conquest, il fascicolo numero 18, che come grande sorpresa è uscito venerdì scorso. Io l'ho recuperato sabato quindi della scorsa settimana, ma appunto lo faccio soltanto ora il video, trovate solo il tempo ora di fare il video. Non so perché l'hanno fatto uscire questo, se appunto, essendo che questa settimana, almeno proprio il giorno che sto registrando, è festa perché è il primo dell'anno, oppure perché hanno saltato il numero quando hanno inviato soltanto il raccoglitore. Comunque, io lo faccio appunto visto che ce l'abbiamo per le mani. Poi, appunto, se questa settimana esce a regola il nuovo numero, comunque faremo anche una descrizione, appunto, un po' vedremo insieme anche il nuovo numero. Questo appunto va a introdurre, vedremo chi sono i Silver Templars, aggiungeremo nuovi colori ai modelli e un nuovo tappetino da gioco. Allora, eccoli qua, i Silver Templars. Dunque, il nome del capitolo, quindi abbiamo detto che sono Silver Templars, il mondo natale Novaris, il primarca ovviamente sempre Robot Gilliman, il maestro capitolare Achilios Zanaris, e sono specializzati nei duelli nella maestria con le armi. Sono al 100% hanno l'adesione al Codex, quindi penso che lo seguono proprio al 100%. E la loro motto è concentrazione e furia. Creati dal seme genetico del Primarch ritornato, Robot Gilliman, i Silver Templars furono fra i primi capitoli primaris creati nella Federazione Ultima. Sono abili duellanti, ferocemente determinati a dimostrare il proprio valore in combattimento. Tutto qua abbiamo dei modelli, appunto, spettacolari, bellissimi nei dettagli. È rimasto solo un Hellblaster Sergeant, lancia una sfida in una gloriosa quanto disperata difesa contro la Death Guard. Qua poi abbiamo una frase: noi siamo i Silver Templars, le spade di Novaris, siamo la calma nell'occhio del ciclone, il fulmine che colpisce in mezzo alla tempesta. Frase del Sergeant Ignatius, quarta squadra, terza compagnia dei Silver Templars. Allora, terminata la crociata Indomitus, furono fondati nuovi capitoli, composti interamente da Primaris Space Marines, per lo più creati dal seme genetico degli Ultramarines, il più stabile e resistente. Molti di questi capitoli di nuova fondazione furono destinati al controllo di mondi liberati di recente, proprio durante la campagna appena finita. I Silver Templars furono uno di questi e ricevettero in dono il pianeta Novaris, a confini dell'impero di Ultramar. Si tratta di un vasto mondo feudale con scarsa tecnologia, alte catene montuose, ampie vallate scavate da fiumi ed enormi acquitrini che coprono i continenti meridionali. È soggetto a sbalzi di temperatura estremi, combinate tempeste e onde anomale. Le genti di Novaris sono robuste e costituiscono reclute eccellenti per il capitolo. I Silver Templars sono un capitolo aderente al Codex e usano l'organizzazione indicata dal loro amato Primarch. Dividono le loro forze in 10 compagnie da 100 guerrieri, quindi 10 compagnie per 100 guerrieri sono 1000, ovviamente come sono formati ogni capitolo, e ciascuno è pronto a scendere in campo senza preavviso. A causa dell'ubicazione di Novaris, nei pressi del settore Ultramar, i Silver Templars sono parecchio coinvolti negli scontri con il caos e sfruttano l'occasione per affinare le loro abilità nei duelli, combattendo contro gli Space Marine traditori in intense schermaglie su dozzine di mondi. Qua abbiamo il simbolo capitolare, sono due fulmini che fiancheggiano una spada a rappresentare la prodezza dei Silver Templars nei combattimenti corpo a corpo. Poi, beh, qui abbiamo comunque l'organizzazione poi capitolare. Quindi sono composti interamente da Primaris e Space Marines, questo l'abbiamo già detto. Ha una struttura organizzativa molto simile a quella degli Ultramarines, da cui discende. I suoi membri venerano il Primarch Robot Gilliman e si fregiano di aver combattuto al suo fianco. Qua appunto abbiamo i colori della compagnia, appunto con i numeri delle squadre.
Dunque, Silver Templars marciano in battaglia in armature potenziate argentate. Simboli con delle squadre seguono gli standard del Codex Astartes, aderendovi in maniera ossessiva. I guerrieri dei Silver Templars indicano il numero della squadra sulla ginocchiera sinistra della corazza. Ah, numero 6. Quindi sesta compagnia. Ok. Con il colore della compagnia come sfondo. Ad esempio, la prima compagnia veterana dei Silver Templars è indicata con il colore bianco. Ah, ok. Dunque, i suoi membri avranno la ginocchiera sinistra bianca con il numero della squadra color giallo acceso. Qua poi abbiamo appunto i ruoli bellici. Beh, direi appunto di. Le squadre di Silver Templars utilizzano il codice indicato nel Codex. Le squadre linee di battaglia come gli Intercessors sono contrassegnate da una freccia sullo spallaccio destro. Beh, queste le abbiamo comunque già viste, mi sembra, nel primo o nel secondo numero. Abbiamo i ruoli bellici, le linee di battaglia, i veterani, il comando, il supporto ravvicinato e il supporto di fuoco. Quindi potremmo anche tranquillamente saltarlo. Poi appunto qua abbiamo i ranghi. Guerriero, sergente, veterano, sergente veterano, luogotenente e capitano. I sergeants, gli lieutenants e veterani sono indicati dai diversi colori degli elmetti. Sergeants e lieutenants hanno anche contrassegni differenti sugli spallacci. Questi simboli consentono agli Space Marine di individuare i comandanti in battaglia e seguirne gli ordini se i Vox comunicatori sono inutilizzabili. I guerrieri veterani indossano elmetti bianchi, i Sergeants rossi e i Veteran Sergeants rossi con una striscia bianca. I Lieutenants mostrano una striscia bianca con bordi rossi. Anche gli spallacci variano in base al rango. I Sergeants hanno un teschio rosso sul simbolo della linea di battaglia, i lieutenants un teschio con aureola, i captains hanno diritto a spallarci con la loro araldica personale. Qua appunto abbiamo degli esempi, quinta compagnia, sesta, appunto vari colori, appunto qua non lo sto a leggere, ma comunque appunto ve lo faccio vedere. Appunto, lui è appunto il luogotenente, vedete il casco bianco, lui è sergente perché c'è il casco rosso e così via. Qua poi abbiamo le armi requiem, penso un po' in generale per tutti, appunto, degli Space Marines. I capitoli degli Space Marines adoperano un'ampia gamma di armi per contrastare qualsiasi nemico in qualsiasi situazione. I requiem sono le più comuni, massacrano i nemici dell'imperatore da più di 10.000 anni, mamma mia. Una cosa impressionante. Tutti i capitoli di Space Marines hanno ampi arsenali ricolmi di armi antiche, pronte a ricevere le benedizioni appropriate e a essere donate a uno Space Marine che le userà per dispensare la giustizia dell'imperatore. I Requiem hanno il primato di vite tolte ai nemici dell'umanità, anche se ci sono armi più potenti e sofisticate. L'arrivo dei primari Space Marines ha aumentato la varietà di armi disponibili per i capitoli. Fra i molti strumenti giunti assieme ai nuovi confratelli, i più comuni sono i fucili Requiem a lunga gittata degli Intercessors, ma gli Adeptus Astartes sono stati meglio armati contro i nemici dell'Imperium. Mentre le forze del Caos si avvicinano e la galassia si oscura, gli Space Marines sono pronti, Requiem alla mano, armati di odio e corazzati con la fede. Quindi è anche molto bello, proprio a livello narrativo, questa cosa qua. Poi qua ovviamente vediamo tutte le armi Requiem. Appunto, i Requiem sono sempre state le armi favorite dalle forze degli Adeptus Astartes. Dispongono di vari tipi di munizioni, ma in genere sparano proiettili pesanti che esplodono all'impatto, aprendo buchi nelle corazze e infliggendo danni massicci. Qui abbiamo il fucile Requiem classico. Ah, il fucile Requiem a lunga gittata che sì, è un po' più grande, tre canne, un paio di una canna in più, cose del genere. Il Requiem tempesta, il Requiem pesante, la pistola Requiem.
appunto con cui il nostro Lieutenant Cassius, il Librarian sparano insieme ai cosi, ai Reavers. Il Combi Requiem, ora non so leggere ovviamente le descrizioni, ma comunque, e poi il Requiem d'assalto. E poi qua finalmente possiamo vedere gli Hellblasters, quindi questi altri tipi di soldati di Space Marine. I primari Cell Blasters sono scelti fra i migliori tiratori di ciascuna compagnia. Dotati di rari e potenti inceneritori plasma, forniscono fuoco pesante a supporto dei confratelli nei ruoli di linea di battaglia e supporto ravvicinato. Cell Blaster utilizzano equipaggiamenti ad alta potenza, sfondando gli scafi dei veicoli e scompaginando le formazioni di fanteria. Nelle forze degli Space Marine hanno il ruolo di supporto di fuoco. Queste primarie Space Marine sono state addestrate all'utilizzo di armi plasma, dispositivi sofisticati che emettono energia surriscaldata. I raggi sono così potenti da esplodere con il calore di un piccolo sole, incenerendo le vittime. Una singola squadra di Hellblasters è in grado di fermare un'avanzata corazzata o abbattere una bestia aliena gigante, grazie ad una grandinata di plasma. Come gli Intercessors, gli Hellblasters sono primari Space Marine addestrati ed equipaggiati per un unico scopo. Sono totalmente dediti al loro ruolo e trascorrono numerose ore al poligono, allenandosi con l'arma per riuscire a padroneggiarla in ogni suo aspetto. Quando scendono in campo, mettono a frutto questi esercizi, supportando le proprie linee ed alimentando i bersagli dotati di corazze, eliminando, scusate, ed eliminando, infatti non mi tornava, come alimentando. Ed eliminando i bersagli dotati di corazze pesanti, quindi sono specializzati appunto nel fuoco di supporto. E appunto qua abbiamo le squadre supporto di fuoco, appunto hanno un ruolo molto importante, forniscono tiro di copertura. Allora, no, vado veloce perché c'è molto da leggere. Da qua appunto non vi sto a leggere perché altrimenti il video qua non finisce più. Se volete mettete, c'è molto da leggere in questo fascicolo, mettete in pausa. Voi, scusatemi ragazzi, ma veramente c'è una valanga da leggere. Qua abbiamo il soccorso di Lysius, che possiamo anche leggere volendo. Quindi, come nelle guerre della peste, la luna di Lysius. Anzi, no, altrimenti questo video dura veramente tanto. Vi faccio appunto vedere velocemente cosa contiene. Questo, mettete in pausa il video e poi, ragazzi, scusate, ma altrimenti non finisce più. Qua c'è ancora un po' da leggere. Qua c'è una cosa interessante. E poi qua appunto vediamo come dipingere con i due nuovi colori forniti con questo numero, ossia il Rakdos Flash e il Mephiston Red, che appunto è un rosso, tutti i modelli usciti finora sia degli Space Marine che della Death Guard. Faccio vedere appunto perché sono veramente tante cose. Si può dipingere appunto con il rosso il mantello del Primaris Librarian, abbiamo anche da dipingere i caschi dei sergenti dei vari Space Marine con il rosso, appunto vedete appunto questo è il nuovo modello, questo dovrebbe essere non è un Hellblaster, è un altro modello, no, non proprio è un Inceptor lui, gli Aggressors, appunto con i caschi e tutto quanto, la Death Guard, quindi dipingere con qualcosa di rosso, veramente ben poca roba, però comunque c'è. E può utilizzare appunto il Lockhart Flash, che è una sorta di bianco, appunto per dipingere le varie parti di bianco, vedete, tipo questi, che non li ho nemmeno attaccati al modello perché è quasi impossibile secondo me attaccarli, ma vabbè.
andare appunto a dipingere il simbolo degli Ultramarines sulle corazze, appunto il teschio dei Reavers, molto molto bello, molto scenografico, e quindi andare a dipingere per ora tutti i modelli della nostra collezione, che ovviamente andrò a dipingere con molta calma perché sono veramente veramente un sacco. Vediamo l'ultimo eroe che vedremo nella missione di questa settimana, Poxwalker, e poi siamo pronti appunto all'azione appunto con con il nostro campo di battaglia. Con questo numero, oltre a due colori appunto qua, ci hanno anche dato questo bellissimo tappetino meraviglioso, veramente anche molto grande, appunto perché dal 21esimo numero la battaglia si sposta su Cormon 2, quindi non saremo più sulla nave ma saremo sul pianeta, sul Cormon 2, con il nuovo tappetino. Molto molto bello, molto molto bello questa pagina qua. Vediamo appunto cosa ci aspettano negli altri prossimi numeri. Nel 19esimo numero abbiamo già visto che ci danno questo eroe con tipo le sue guardie del corpo, abbiamo nuovi schieramenti, le guide dettagliate, eccolo qua. E poi nel 20esimo numero, che è l'ultimo numero che giocheremo con l'ultima missione che giocheremo sulla nave, ci daranno finalmente l'ultimo Armored Container con appunto completiamo con il campo di battaglia base, vediamo gli altri successori degli Ultramarines e poi possiamo disporre i terreni come vogliamo, quindi possiamo creare il nostro campo di battaglia personalizzato e mettere gli elementi scenici dove più ci pare e piace. E oltre, ripeto, ai due colori qua, faccio anche rivedere appunto questa sorta di bianco e questo rosso, ci hanno anche dato questo meraviglioso campo di, guardate che bellezza, campo di, è grande, è comunque campo di battaglia veramente spettacolare. Guardate un po', sia da una parte, double face, che anche dall'altra. E noi dal 21esimo numero giocheremo su questo tappetino qua, con ovviamente tutti i vari elementi scenici che ci possono essere, arricchiremo quindi la nostra collezione. Direi che questo quindi era il contenuto dell'uscita a sorpresa, ripeto, la settimana scorsa, quindi prima di Capodanno, numero 18. Vedremo se questa settimana uscirà un nuovo numero, nonostante già uscito questo, e comunque sì, appunto uscirà il nuovo numero, comunque lo vedremo qua questa settimana come al solito, altrimenti vedremo soltanto la missione, il tutorial, e poi la prossima settimana vedremo il numero 19. Se il video vi è piaciuto lasciate un commento ed un mi piace, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e noi ci vediamo nel prossimo video di Warhammer 40.000 Conquest. Ciao a tutti!